Figuriamoci questi colori di pasta polimerica. E una tazza bianca. Iniziamo con un pezzo di pasta marrone. Che lavoriamo per formare dei tubicini. Che ci serviranno da rami. Quindi prendiamo la tazza e applichiamo del fimo liquid nei punti dove andranno i rami, in modo che cuocendo aderiscano perfettamente. Con uno stuzzicadenti creiamo una texture per simulare il legno. Continuiamo con altri ramoscelli. Una volta terminato, puliamo dal fimo liquido in eccesso con una salvietta umida. Quindi cuociamo. Intanto prendiamo il fimo celeste e lo appiattiamo. Quindi tagliamo una forma a piacere. Questo ci servirà per avere la stessa quantità di pasta per entrambi gli uccellini. Facciamo una palla e poi lavoriamo per creare una forma a goccia. La appiattiamo. E arricciamo leggermente la coda. Con uno spazzolino da denti inutilizzato, picchiettiamo la superficie per creare un effetto di piume morbide. Usiamo un dotter per creare la cavità oculare, che poi riempiamo con una pallina di fimo color cioccolato. Stendiamo poi la pasta color tortora e ricaviamo un piccolo cerchio. Lo lavoriamo per creare l'ala. Anche su di essa usiamo lo spazzolino. Con la pasta bianca poi realizziamo un piccolo punto luce per l'occhio. Infine, aiutandoci con il fimo liquid, creiamo un triangolo che applichiamo come becco. Facciamo lo stesso per creare l'altro uccellino con la pasta rosa. Stendiamo ora la pasta verde. E creiamo tanti piccoli cerchietti.
li lavoriamo e creiamo quindi le foglie. Possiamo ora assemblare la nostra scena, applicando sempre sulla base il Fimo Liquid. Continuiamo il disegno fin dall'altra parte della maniglia. A seconda dell'impugnatura della persona cambierà il verso del disegno. Quindi cuociamo nuovamente per altri 10 minuti. Ed ecco pronta la nostra tazza decorata. Un'ottima idea regalo per un romantico San Valentino. Spero vi sia piaciuta. Alla prossima!